Beh, ho iniziato a studiare all'età di 4 anni in una scuola piccola, privata in Sicilia, quindi è vero che sono nata con la danza, è una passione che è venuta da me perché nessuno in famiglia, ecco, studiava o danzava. Poi sono andata via prestissimo perché appunto ho avuto la fortuna di incontrare il coreografo Roland Petit all'età di 8 anni e nei vari concorsi in Italia mi ha detto di andare a studiare in Francia. Quindi è vero che la danza l'ho iniziata proprio piccolina e non l'ho mai più smessa. Io ho sempre vissuto con la danza e vivo ancora oggi per la danza, anche con la mia bimba di un anno, quindi è difficile spiegarlo a parole, però è dentro di me, è vero che è una passione innata, ci vuole tanta forza di volontà e tanto sacrificio, e soprattutto anche dalle persone che ti stanno vicino. Le figlie di mio marito hanno tutti i DVD dei Barbie, quindi questo sarà uno dei prossimi. Noi siamo dei grandi fan e adesso anche la piccolina inizia a guardarli, quindi sono contenta perché è vero che il mondo della danza appartiene soprattutto ai piccoli e ai giovani. Spero in questa crisi oggi in Italia, anche nei teatri, che appunto ritorni il balletto e quello classico soprattutto. Questo dovrebbe essere una cosa quasi normale, come all'epoca le nostre nonne ci portavano magari a teatro, a un museo, quindi dovrebbe continuare. È davvero una cosa incredibile!